dimensione della portata, abbiamo detto, appunto, insomma, abbiamo completato questo argomento, ci torneremo sopra, vedrete che saranno sia affinità sia differenze quando parleremo tra pochi giorni della regolazione della portata nelle pompe. Magari facciamo fare pure un'esercitazione a Chiara, visto che lei è l'esperto di regolazione delle pompe centrifughe. Quindi andiamo un po' avanti, e diciamo appunto che nel momento in cui le esigenze di portata da elaborare da parte di questi compressori crescono sensibilmente, cioè quando si passa da alcune migliaia o decine di migliaia di metri cubi al minuto a centinaia di migliaia, le macchine più adatte ad elaborare portate così elevate sono i compressori della famiglia, appunto compressori dinamici della famiglia delle macchine a flusso assiale, quindi i cosiddetti compressori assiali. Sono, diciamo, il principio di funzionamento è noto e vale per questa categoria di macchine tutto quello che abbiamo detto per le motrici, ovvero le turbine assiali, e tutto quello che abbiamo detto per quanto riguarda le operatrici, però a flusso radiale, come i compressori centrifughi di cui ci siamo occupati nei giorni fino a pochi minuti fa. Ovviamente, insomma, la differenza dal punto di vista operativo di queste macchine a flusso assiale, per definizione, sta nel fatto, appunto, di non poter sfruttare, ricordate nella espressione del lavoro specifico ricavata da Eulero, le tre frazioni relative ai contributi dell'energia cinetica che si ricava dalla componente assoluta, relativa e periferica, chiaramente, ricorderete, come abbiamo visto per le turbine, nelle macchine a flusso assiale, diciamo, U con 1 coincide con U con 2, e quindi lo scambio di lavoro può avvalersi soltanto delle differenze di velocità che derivano dai contributi della componente assoluta e di quella, relativa. Questo appunto comporta delle minori dei minori rapporti di compressione per stadio del singolo stadio, e quindi, diciamo, la necessità per realizzare un certo rapporto di compressione di mettere numerosi stadi in serie. Diciamo che diciamo, mediamente la differenza, il rapporto di compressione di uno stadio radiale, di uno assiale, è tranquillamente arriva a 3, quindi vuol dire che c'è necessità, quindi se devo fare un rapporto di compressione 10 con degli elementi a
con degli, con un compressore centrifugo mi bastano due stadi, e invece ce ne vogliono 7-8, se 6-7 se adottiamo un compressore assiale. I rapporti di compressione 10, insomma, come sapete, esistono applicazioni dove con queste macchine si arriva un valore di rapporto di compressione fino a 30-40, in qualche caso isolato fino a 50, non credo oltre, e quindi, come potete immaginare, alla fine verrà fuori un numero di stadi particolarmente elevato. Il rapporto di compressione, dicevamo, del singolo stadio è intorno a 1.2, questo è poco più o poco meno. Come vedete, qui si vede abbastanza bene questa immagine. Questo è un rotore costituito da un insieme di giranti che appunto verrà poi posizionato all'interno delle due semicasse, all'interno delle quali sono ricavati gli elementi statorici. Quindi uno stadio, qui si vede abbastanza bene, è costituito dalla coppia girante statore, che è, diciamo, dove appunto l'efflusso avviene in senso assiale. Chiaramente, quindi, ancora anche in questa macchina bisogna studiare attentamente i triangoli di velocità in ingresso e in uscita, in particolare in uscita, per rendere possibile, per guidare il fluido verso lo statore all'interno dei vani palari ottenuti all'interno dello statore nella maniera più guidata possibile, cioè tangente alle pale statoriche, evitando urti sulle pale e le relative perdite per incidenza, come si suol dire. In questa maniera, proprio a causa del percorso meno tortuoso che il fluido segue, a causa delle deviazioni tutto sommato contenute, come possiamo vedere dai triangoli di velocità, vedete, poi ci torniamo sopra a questa immagine, no? Questo è un rotore, questo è il triangolo delle velocità in ingresso, questo è il triangolo delle velocità in uscita, vedete la deviazione imposta al fluido è piccola in un singolo stadio, quindi di conseguenza il lavoro scambiato è piccolo, di conseguenza il rapporto di compressione che si realizza in un singolo stadio è piccolo, però in compenso questo consente di ottenere rendimenti più elevati. Okay? Il compressore assiale è la macchina operatrice con i più alti rendimenti possibili per una macchina operatrice. Diciamo che con i progressi fatti, appunto, raggiunge e in qualche caso supera il 90%. E vi ricordo appunto che queste macchine erano quelle che creavano problemi agli impianti motori con turbina a gas, li abbiamo richiamati anche stamattina. Mi fa piacere che appunto ogni tanto ritorna in gioco, perché appunto mano a mano che approfondiamo questi la conoscenza con i singoli componenti, troviamo conferme a certe cose che avevamo detto in senso abbastanza generico, in modo abbastanza generico a suo tempo, quando abbiamo studiato l'impianto senza andare a vedere da vicino come erano fatti i singoli
componenti, però ricordate, vi ho raccontato, cioè, come l'impianto con turbina a gas ha avuto delle difficoltà ad affermarsi alle sue origini in tempi non tanto lontani, insomma parliamo del secondo dopoguerra, parliamo dei primi anni 50, e dicevamo dal punto di vista termodinamico il problema sta nel perché non si cancella la lavagna alla fine della reazione. Dicevo, il problema lì stava nel fatto che ricordate che in pratica affinché il lavoro utile fosse positivo e significativamente positivo occorreva che venisse verificata questa disuguaglianza, lo ricordate, provammo anche a fare un esempio numerico e non ci voleva moltissimo affinché, nel senso che non ci voleva moltissimo nel senso che se questi due valori dei rendimenti non sono particolarmente elevati, è facile non rispettare questa disuguaglianza, visto il fatto che il lavoro anche reversibile richiesto alla compressione in quegli impianti è significativamente elevato, e quindi passando dalle trasformazioni reversibili a quelle reali, ovvero tenendo conto dei rendimenti delle macchine, si vede come sia fondamentale che entrambi questi valori raggiungano livelli di tutto rispetto, perché altrimenti appunto il lavoro specifico che se ne ricava è di conseguenza anche il rendimento dell'impianto è assolutamente scadente. E quindi diciamo nell'evoluzione sono stati fatti molti sforzi per aumentare questi due valori, questi due rendimenti, e sulla turbina, come più volte abbiamo accennato, macchina motrice, le cose non dico che sono state più facili, però sono state più, l'evoluzione è stata più veloce. Per il compressore, che oggi lo possiamo dire, che è caratterizzato da questo flusso tanto nel rotore quanto nello statore, perché abbiamo detto che sono praticamente tutti a reazione, caratterizzato dal flusso contro il gradiente di pressione, e questo complica la vita all'ottimizzazione della macchina, e di fatto insomma, ottenere valori elevati per il rendimento del compressore ha richiesto un certo periodo di affinamento più lungo rispetto a quanto non sia avvenuto per la turbina. È chiaro che a parità di condizioni ancora oggi diciamo il rendimento di una turbina supera di qualche punto percentuale quello del compressore, però come dicevamo se all'inizio questi valori erano al di sotto dell'80% questo ci creava appunto problema di cui accennavo, e viceversa insomma oggi grazie all'ottimizzazione fluidodinamica di queste macchine e questo problema è stato risolto, appunto rendimenti intorno al 90% della compressione sono assolutamente accettabili, sono superiori a quelli di un compressore centrifugo, non fosse altro appunto non ho un'immagine
proprietà, però possiamo prenderne una di quelle che abbiamo visto. Dove l'abbiamo vista? Eccola qua, vi rendete conto, il compressore, già l'avevamo detto qualche giorno fa, nel compressore centrifugo multistadio io costringo il fluido a un percorso lungo e abbastanza tortuoso, perché appunto dal rotore, intorno al rotore, quando viene calata l'altra semicassa, avrò il diffusore palettale, lo statore del, di questa macchina, la cui uscita sarà comunque in direzione radiale, trovate. Quindi, mentre invece l'ingresso alle giranti è sempre in direzione assiale, il che significa che io all'uscita ho un flusso che esce diretto in questo senso, nel senso del raggio, lo devo prendere, incanalare in un condotto, raddrizzarlo e portarlo all'ingresso della girante successiva, d'accordo? Non posso fare diversamente. Non li posso mettere in questo senso. Complicazione inevitabilmente induce delle perdite, ed ecco perché, pur essendo migliorato notevolmente negli ultimi anni, il rendimento del compressore centrifugo rimane un po' più basso rispetto a quello del compressore assiale. Questa particolarità appunto ha contribuito al successo. Chiaramente non sono dimenticato di dirlo, insomma, il compressore centrifugo è stato quello, come macchina per applicazioni industriali, è stato quello che si è affermato per primo, insomma, e soltanto recentemente intendo dire 30-40 anni fa, si è affermato anche il compressore assiale, e il motivo appunto perché questo? Perché chiaramente è una tecnologia più nuova, e quindi, come tutte le nuove tecnologie, c'è una certa diffidenza quando vengono messe sul mercato, dice ma perché, cioè, avevamo già una cosa che funzionava bene, perché cambiare? Tra l'altro, in alcune condizioni, soprattutto nei primi stadi, con le pare più alte, elevate velocità di rotazione potevano portare a problemi di natura meccanica, di fragilità di queste pare, di vibrazioni, quindi rumorosità di queste macchine, quindi qualche problemino c'era. I passaggi sono molto limitati, appunto, come potete vedere, utilizzati in ambienti industriali dove i fluidi elaborati potevano contenere polveri e insomma sostanze indesiderate, diciamo, queste se si depositano negli interstizi fra uno stadio ed un altro, possono creare evidentemente malfunzionamenti alla macchina. Quindi tutto ciò ne ha frenato un po' lo sviluppo. Però, mano a mano che le esigenze di alcuni processi industriali sono cresciute, le esigenze in termini di portata, vi faccio un esempio, appunto, il fabbisogno, proprio stamattina parlavamo dell'operazione di frazionamento aria per produrre ossigeno ed azoto. Il fabbisogno di ossigeno puro in campo industriale è molto cresciuto negli ultimi anni, quando alcuni processi, per esempio, di produzione dell'acciaio, no? In campo siderurgico, fare l'acciaio si richiede appunto grossi quantitativi di più che di aria, di ossigeno puro negli impianti siderurgici, nelle
acciaieri con consumi di tonnellate ora di metri cubi e di tonnellate ore o in peso, oppure di migliaia, centinaia di migliaia di metri cubi ora di ossigeno consumati. L'altro settore, una cosa di cui non vi ho mai parlato, però anche se non c'entra in questo, tanto in questo contesto, possiamo giusto aprire una piccola parentesi per darvi questa ulteriore informazione. Da una ventina, poco più, inizi anni 90, e quindi 20-25 anni, si è abbastanza affermata una tecnologia che produce combustibili gassosi a partire da un combustibile solido che crea non pochi problemi, quale il carbone. Okay? Il carbone come combustibile solido crea parecchi problemi di gestione di questa materia prima e chiaramente problemi di tipo ambientale, però è una risorsa della quale alcuni paesi sono ricchi e quindi malvolentieri sarebbero disponibili a rinunciare a questa risorsa. Diciamo un buon compromesso appunto deriva dal fatto che c'è una tecnologia, un processo che si chiama proprio di gassificazione del carbone, cioè si produce partendo dal carbone un gas di sintesi che è un combustibile che contiene varie sostanze combustibili, quali il monossido di carbonio, un po' di metano, e un po' di idrogeno, insomma questo che appunto si chiama gas di sintesi, non ha un potere calorifico elevatissimo, chiaramente, ma è sufficiente per gli usi, diciamo, per gli usi di generazione di potenza a cui può essere destinato. E questo processo di gassificazione del carbone pure richiede un elevato consumo di ossigeno. Quindi tutto questo appunto ha portato per esempio a incrementarne la produzione, e questo significa appunto che negli impianti di produzione, quindi quelli che abbiamo chiamato stamattina impianti di frazionamento dell'aria, le portate da gestire sono cresciute notevolmente, e quindi diciamo l'impiego del compressore assiale è stato sicuramente, e quindi il progressivo affermarsi, diciamo, è una conseguenza diretta di questa richiesta di portate maggiori. Dopodiché, appunto, grazie all'evoluzione, perché evidentemente qualcuno ha investito nello sviluppo di queste macchine, quindi si è riusciti a ottenere valori di rendimento molto elevati, come dicevamo prima, superando i valori tipici dei compressori centrifughi, e questo fatto di poter disporre di macchine di rendimento molto elevato li ha fatti appunto affermare in quegli impianti, come vi dicevo stamattina, in cui è importante che il rendimento del compressore sia elevato, come dicevamo stamattina, in quegli impianti dove il costo di produzione di un certo sistema produttivo, vedi l'impianto di frazionamento dell'aria o altri, è praticamente il costo energetico del funzionamento dell'impianto, in quanto praticamente la materia prima, l'aria, è disponibile a costo zero. E inoltre, come dicevo a suo tempo, lo ribadiamo, sempre chiamando in causa gli impianti motori con turbine a gas, sia per questioni di portata, sia per questioni di rendimento più elevato, in pratica l'impianto della turbina a gas quasi sempre, quasi tutti,
impianti, il compressore di quegli impianti è un compressore assiale. Questo l'avevamo accennato quando abbiamo studiato gli impianti, però l'avevamo lasciata un po' in sospeso questa affermazione perché non avevamo gli elementi per commentarla. Adesso penso sia un po' più digeribile come discorso. E poi inoltre, se la turbina a gas ha l'applicazione aeronautica, il compressore assiale ha il vantaggio che a parità di portata che deve smaltire ha una sezione d'ingresso, quindi una sezione frontale più piccola rispetto a quella equivalente di un compressore centrifugo, e quindi ha un minor ingombro frontale, una minore resistenza aerodinamica, e quindi diciamo in campo aeronautico tutto questo ha un'importanza rilevante, e quindi diciamo salvo piccoli motori, piccolissimi motori aeronautici, i motori turbina, con un impianto con turbina a gas che equipaggia il sistema propulsivo di tutti gli aerei che vediamo volare nei nostri cieli, nella stragrande maggioranza dei casi è costituito da macchine, tanto il compressore quanto la turbina a flusso assiale, questi che stiamo vedendo. Questa è un po' la storia. Ritorniamo ai triangoli di velocità. Vabbè, prima appunto questo è lo schemino, questa è la foto che avevamo già visto a suo tempo relativa proprio a uno schema del genere. Si vede discretamente, si riesce a vedere il rotore su cui sta lavorando quel signore, che è posizionato solo per esigenze di lavorazione, è praticamente in senso ortogonale rispetto a queste casse. È chiaro che poi andrà ruotato e calato, quindi all'interno di questa è la semicassa inferiore, quindi questo è un compressore assiale con la cassa che si apre orizzontalmente, e quindi nella semicassa inferiore è realizzato mezzo statore, nella semicassa superiore, che qui non è riprodotta, l'altra metà. Il rotore si infila esattamente fra le due, e in modo tale appunto da realizzare quello che nello schemino si vede qua e che qui pure si riporta abbastanza bene, quindi il rotore con le pale solidali all'albero e lo statore con le pale imbullonate sulla cassa, okay? E questo è lo stadio, un insieme rotore statore. Okay. Tornando quindi ai triangoli, allora qui troviamo appunto i triangoli di velocità relativi a tre stadi in serie. Vi volevo precisare una cosa perché appunto c'è un elemento in più, c'è un elemento estraneo a prima vista in questa riproduzione, quindi magari vi può mi aspetto che magari mi direste ma che cos'è quello, insomma, che ci fa questo IGB che sta qui, che è il classico acronimo in inglese, insomma significa Inlet Guidance, insomma pale guida all'ingresso, tradotto letteralmente. È un condotto, appunto, immaginate ha soltanto la funzione di guidare il fluido a immettersi in maniera corretta all'interno del rotore, quindi è un condotto neutro, assolutamente neutro, intendo dire che non sovraintende a nessuna trasformazione energetica, né potrebbe sovraintenderlo, perché questo è un compressore, insomma, se non passa prima nel rotore che conferisce
energia di pressione ed energia cinetica al fluido in un condotto fisso, un fluido prelevato allo stesso livello energetico dell'ambiente nel quale viene prelevato il fluido, non può succedere proprio un bel nulla, evidentemente, e quindi, ribadisco, ha soltanto una funzione di guida, di portare il fluido, che se non ci fosse, ci sono anche dei compressori in cui è assente chiaramente questa cosa. Questo è un accorgimento che è stato messo a punto, come vi dicevo prima, in quei piccoli cenni storici, in un secondo momento, quando la fluidodinamica di queste macchine è stata meglio studiata e compresa, si è visto che l'aggiunta di questa guida, che un minimo dissipa per energia evidentemente, però se è studiata bene, diciamo, fa migliorare tanto il rendimento di palettatura del rotore immediatamente successivo, che appunto vale la pena per le macchine evidentemente di più alte prestazioni stiamo parlando. È chiaro che non lo trovate sul compressorino per spruzzare l'aria compressa per verniciare qualcosa. Nelle macchine più importanti, insomma, quasi sempre, appunto, per contribuire all'innalzamento del rendimento complessivo della macchina, trovate questa palettatura fissa, che è soltanto una guida. Questa G che sta qui in inglese sta per guida, per appunto far arrivare il altrimenti appunto quello che insomma, se io ho un primo stadio costituito dal rotore, evidentemente del primo stadio, che è semplicemente una bocca di aspirazione, cioè un condotto, una vera e propria, si chiama così, ma rende l'idea, un condotto libero, insomma, flusso libero, senza una guida, come dicevamo prima, il rotore chiaramente crea la depressione per aspirare, far entrare il fluido nei vani palari del primo stadio, però chiaramente il flusso gli arriva in maniera disordinata, chiaramente. E questo, insomma, da un punto di vista fluidodinamico induce delle perdite abbastanza consistenti. Le cose, appunto, si è visto che migliorano se appunto il fluido sente in questa zona una certa depressione rispetto all'ambiente che sta qua, e se viene guidato, io so, chiaramente il progettista sa come è fatto il rotore, sa quali sono le velocità che compongono il triangolo delle velocità in ingresso, e quindi, diciamo, fa un disegno, profila le cose in modo tale da guidare il fluido ad entrare nel rotore nel modo migliore. Quindi, quello che dicevamo, abbiamo visto, vedete appunto la modesta deviazione che subisce il fluido. L'altra cosa che notiamo è che la W con 2 è diversa dalla W con 1, a conferma che nel 99% dei casi stiamo parlando di macchine con grado di reazione maggiore di 0. Ok, e così via, diciamo. Quindi il tutto viene ottimizzato. Vedete, insomma, la direzione di questa C con 2 non è un caso che nel disegnino è riportata, vedete, tangente alla pala dello statore che segue il rotore. Come abbiamo detto a suo tempo, quando abbiamo fatto il disegnino delle perdite
complessive, quelle di carico e quelle per incidenza, diciamo le perdite per incidenza in questa zona, sia in questa sia in questa, chiaramente, ma soprattutto in questa zona, rappresentano un'aliquota significativa sul complesso di tutte le perdite che si incontrano all'interno della macchina, quindi diciamo ci vuole una grossa attenzione per mettere in sincronia, avevamo adoperato questo termine, la velocità di rotazione del rotore con la velocità di efflusso del gas elaborato dal rotore, in modo tale da convogliarlo esattamente qua dentro e non farlo sbattere, diciamo, sulle pareti delle pale statore. Ok. Va bene, poi viene riproposto, ma ormai non c'è motivo di insistere su questa cosa. Questo è il secondo stadio, quindi questo è il primo stadio. Abbiamo semplicemente questa guida all'ingresso. Il primo stadio, la coppia rotore-statore, e un secondo stadio, un'altra coppia rotore-statore. Ogni rotore è caratterizzato da triangolo di velocità in ingresso e uno in uscita. Okay. Bene, quindi insomma stiamo semplicemente facendo questa panorama per completare il quadro, necessariamente dovevamo dire la nostra anche sui compressori assiali, che come dicevamo oggi sono abbastanza. La cosa interessante che volevo far notare, le curve caratteristiche interne, evidentemente, quindi le curve caratteristiche di queste macchine del compressore assiale, hanno sono complessivamente simili e rispondono alle stesse logiche di quelle che abbiamo visto per il compressore centrifugo. Quindi, diciamo, non stiamo a ripetere qual è la genesi di queste curve. Qui troviamo rappresentate una famiglia di curve, quindi è la stessa macchina, lo stesso compressore, che presenta caratteristiche diverse semplicemente in funzione della velocità di rotazione, così come siamo abituati, così come ci aspettiamo, come abbiamo visto fino a stamattina. Abbiamo detto, al variare della velocità di rotazione, al crescere in questa direzione, traslano le curve caratteristiche della macchina. La particolarità, non so se riuscite a notarla in questa immagine, vi ricordo se ce n'è un'altra, no. La particolarità di questo è che appunto un occhio un po' più allenato consente di distinguere una curva di velocità da quella tipica, entro certi limiti consente di distinguerlo, ma diciamo tipicamente è che sono più ripide rispetto a quelle di un compressore centrifugo. Vedete? Questo che cosa significa? Significa due cose: da una parte che evidentemente il campo operativo, vi ricordate il discorso che abbiamo fatto stamattina sulla regolazione della portata, è più limitato, perché come potete vedere per ciascuna di queste, insomma, il campo operativo, diciamo, grosso modo posso oscillare fra questa portata e quest'altra che leggo qui sulle ascisse, quindi diciamo i margini di regolazione quando la curva è ripida evidentemente sono più ristretti rispetto a una curva più dolce, più piatta, ok? D'accordo. E quindi, e questa è proprio una caratteristica di fondo del compressore assiale, ha una minore margine per quanto riguarda
la regolazione della portata, però a questo, visto da un'altra angolazione, questa cosa potrebbe anche essere un pregio, nel senso che se vedete, al contrario, io non è che ho bisogno di regolare la portata, ma per esempio io voglio che questa portata vari poco, ma magari c'è un momento in cui ho bisogno di una impennata della pressione. Come vedete, questo compressore risponde a questa esigenza, nel senso che una piccola, per esempio ad alta velocità si vede ancora di più, vedete come una piccola variazione di portata mi può portare a un grande incremento della pressione di mandata. E questo può essere comodo. Vi ricordate, poco fa vi parlavo dell'applicazione di questi compressori nell'industria siderurgica, quindi negli alti forni dove ci sono questi compressori, ci sono sempre stati, magari un po' diversi da questo, ma ci sono sempre stati, proprio che servono per la produzione degli acciai e queste grosse quantità di ossigeno, dicevamo. E, però chiaramente l'ambiente di lavoro è tale che depositi della lavorazione possano formarsi all'interno di queste macchine, che si chiamano soffianti, proprio soffianti assiati, proprio perché, come vedete, l'incremento di pressione che devono realizzare non è particolarmente alto, ma devono smaltire portate qua non particolarmente elevate in questo esempio, ma che possono crescere di alcuni ordini di grandezza. Questa peculiarità di avere la caratteristica liquida può essere sfruttata proprio nell'alto forno per avere, quella energia di pressione di riserva per spurgare, si dice così, il compressore, nel senso che se si sono depositate, si sono formati dei depositi all'interno delle tubazioni, una botta di pressione che per esempio porti l'aria, l'ossigeno ad uscire anziché a 2,5 bar, uscire a 4 bar, la si può ottenere facilmente a costo di una piccola riduzione di portata. La portata in quegli impianti è importante, non è che io posso fare arrivare all'alto forno metà della portata che mi serve per la lavorazione dell'acciaio, e quindi se avessi una caratteristica, una curva caratteristica piuttosto piatta, come può capitare nei compressori centrifughi, vedete che per ottenere un certo incremento di pressione di mandata devo devo sopportare una forte riduzione della portata. Se viceversa io ho a disposizione una curva ripida di questo tipo, vedete che una piccola riduzione di portata mi può far ottenere un grosso salto di pressione. Ecco perché, quindi, questa si può leggere in maniera, ecco perché, come vi dicevo, in questi impianti, queste soffianti assiali, le chiamano così oggi, sicuramente sono preferite ai compressori centrifughi, perché al di là della caratteristica di poter smaltire portate più elevate, avere rendimenti più elevati, hanno anche questa peculiarità di appunto di presentare una caratteristica abbastanza ripida, e quindi di consentire di tanto in tanto questi transitori, queste operazioni dove la botta di pressione serve a spurgare l'impianto da eventuali depositi che si possano formare lungo le condutture. Okay. Vabbè, siamo un po' addirittura d'arrivo con queste con questi
queste macchine, vi volevo giusto far vedere una cosa un po' strana. Esistono anche, chiaramente non ci dilunghiamo sulla descrizione, come sapete io prediligo parlare, trattenermi anche molto tempo se volete, ma per capire il funzionamento di una di queste macchine, per capire che succede su un piano termodinamico, che succede dal punto di vista fluidodinamico, piuttosto che stare a descrivere l'oggetto se è fatto in un modo o realizzato in un altro modo, ma diciamo che a questo punto insomma potete immaginare la realizzazione di questi compressori centrifughi ad assiali chiaramente lascia ampio spazio alla fantasia dei progettisti e quindi ci sono in numerose soluzioni, quindi non staremo dietro a tutte queste soluzioni. Diciamo una cosa particolare esiste anche la categoria dei cosiddetti compressori misti, che sono perché misti? Perché sono in serie, praticamente potete trovare stadi di compressore assiale e stadi di compressori e stadi di un compressore centrifugo in serie nella stessa macchina. Questa viene chiusa, è un'unica macchina fatta in questo modo. Queste appunto sono macchine, è un esempio chiaramente, uno su 100, però questa mi spiace che c'è il marchio, pare che facciamo pubblicità, però insomma il marchio serve pure a dire che non è un prototipo, insomma non è una cosa che ci stiamo inventando, sono delle macchine che esistono sul mercato, si possono comprare tranquillamente. Il motivo, a noi ci interessa il motivo di realizzare questa cosa, perché mettendo insieme tutte le cose che vi ho raccontato fin qui, in pratica i vantaggi e gli svantaggi di queste due tipologie, diciamo il compressore centrifugo ha il vantaggio di realizzare un certo rapporto di compressione in un numero di stadi limitato, okay? Proprio perché ogni stadio può avere un rapporto di compressione che tranquillamente è il triplo rispetto a quello del compressore assiale, quindi per realizzare un beta totale di un certo valore ha bisogno chiaramente di un numero di stadi in serie molto minore, quindi questo ne limita lo sviluppo longitudinale della macchina e quindi è più facile collocarla da qualche parte, ci sono meno problemi di ingombro. Per contro, appunto, diciamo, a parte il discorso sulla portata, presenta rendimenti di compressione un po' più bassi rispetto a quelli del compressore assiale. Ecco quindi che diciamo, mettere insieme queste due significa diciamo, un compromesso, significa appunto che in questa immagine si capisce che all'uscita del compressore assiale io metto questi due stadi di compressore centrifugo e praticamente la macchina finisce qui. Viceversa, se l'avessi voluta fare tutta assiale avrei avuto bisogno ancora di 6, 7, 8, non so, dipende, adesso non so i dettagli di queste macchine, ma tranquillamente avrei avuto bisogno di ancora 6, 7, 8 stadi di compressore assiale, quindi la lunghezza complessiva sarebbe stata considerevole. Contemporaneamente quindi questi due stadi da una parte mi consentono di avere qualche vantaggio in termini di dimensioni, in altre insomma la soluzione mista mi fa giungere a un rendimento complessivo accettabile, più alto rispetto a quello che avrei ottenuto se avessi fatto solo stadi centrifughi in serie. L'altra cosa che il commento che mi consente questa immagine è quello, è l'argomento di cui abbiamo parlato stamattina. Vedete queste freccette, adesso non entriamo nel dettaglio appunto puramente costruttivo, però queste freccette sono
significative, perché rappresenta appunto quella complicazione di cui vi parlavo stamattina. In pratica questa è una macchina che serve per esempio, può essere adoperata in un impianto di frazionamento aria di cui parlavamo poco fa. È una macchina che, se non vado errato, assorbe, richiede una potenza di circa 50 MW date le portate e dato il rapporto di compressione. Il motore che aziona questa macchina le deve conferire una potenza di una cinquantina di MW, quindi una cosa abbastanza importante, per cui appunto parliamo di grandi potenze, quindi di grande energia spesa per questa operazione. Diventa prioritario l'obiettivo di abbassare la spesa energetica necessaria per la compressione, quindi il discorso sull'interrefrigerazione che abbiamo fatto stamattina, e quindi, a costo di complicarmi la struttura della macchina, però quando le potenze sono così elevate è una complicazione che dobbiamo accettare, a meno di non sprecare energia in quantità enorme. E dicevamo, quindi, che queste progetti fanno vedere proprio che qui in pratica le cose sono effettivamente realizzate in questo modo. Io ho questi stadi di compressore assiale tutti in serie. Alla fine dell'ultimo stadio il gas viene prelevato, questa freccetta numero 2 sta a indicare che viene fatto uscire il gas e inviato al non si vede, diciamo, ripeto, ci interessa il concetto più che la pratica realizzazione, diciamo, viene inviato a uno scambiatore di calore, okay? Che qui non si vede, però diciamo, questa freccia numero 2 sta a indicare che, finita la compressione del compressore assiale, il fluido, prima di entrare nei successivi stadi centrifughi, viene raffreddato, viene portato a una temperatura prossima a quella che aveva qui all'ingresso, e quindi viene successivamente introdotto in questo stadio di compressore, non in questo è di bassa pressione cosiddetto, perché diciamo, rispetto a quest'altro chiaramente è il primo stadio. Quindi faccio questa interrefrigerazione, lo porto in questo compressore centrifugo. All'uscita di questo primo stadio, quindi qui intorno ci sarà il diffusore palettato, quindi questo percorso un po' tortuoso di cui abbiamo parlato poco fa, io prelevo nuovamente il gas come esce dal primo stadio del compressore centrifugo, quindi dallo stadio di bassa pressione, e questa curva 4, vedete, lo porto in un altro, nello stesso, ma diciamo in un altro sicuramente, scambiatore di calore, dove faccio una seconda refrigerazione, e quindi finalmente lo invio, la freccia 5, al secondo stadio di compressore centrifugo, lo stadio di alta pressione, dove finalmente riceverà l'ultimo incremento di pressione, e poi la freccia numero 6 lo mando all'utilizzatore finalmente. Okay? Ho utilizzato, insomma, ho sfruttato questa figura, che mi sembra abbastanza chiara, per tirare un po' le somme, diciamo, per fare una sorta di riepilogo di tutte le cose che abbiamo detto in questi ultimi giorni, quindi sia riguardo alle caratteristiche dei compressori centrifughi ed assiali, sia riguardo all'importanza dell'interrefrigerazione, sfruttando una macchina che non è teorica, è una macchina reale. Lo schemino appunto teorico di questa macchina è questo, quindi questo è il compressore assiale,
questo è il primo scambiatore di calore, questi sono i due stadi del compressore centrifugo, vedete sono montati volutamente così, cioè back to back come si suol dire, e quindi questo è lo stadio di bassa pressione, secondo interrefrigeratore, lo stadio di alta pressione l'ha mandata all'utilizzatore, quello che dicevamo prima. Okay. Prendo un attimo fiato, io insieme a voi, perché pensavo di non fare la pausa, non per farvi un dispetto per carità, ma perché abbiamo ancora pochi minuti e poi vi lascerei un po' prima liberi di fuggire, perché io ho una riunione e quindi d'altra parte stiamo per completare questo argomento, il prossimo argomento è tutta quell'altra categoria di compressori che abbiamo, vi ricordate all'inizio abbiamo fatto questa classificazione, finora centrifughi ed assiali, stiamo parlando dei compressori dinamici, ok? L'altra categoria sono i compressori volumetrici, ricordate questa distinzione, quindi è una tipologia, una modalità di funzionamento completamente diversa, quindi diciamo sarebbe anche un po' strano parlarne stasera negli ultimi 10 minuti della lezione di oggi e quindi diciamo in maniera abbastanza conveniente possiamo farlo direttamente domani mattina. Su questo credo di non avere altro da aggiungere, domande, dubbi, perplessità? Vi aggiungo io che ci stavo riflettendo adesso, vedendo la sequenza degli argomenti che abbiamo trattato, vorrei che non ci fossero equivoci, stamattina abbiamo... ieri stamattina ci siamo trattenuti abbastanza sui sistemi di regolazione della portata, abbiamo messo un punto, abbiamo voltato pagina e stasera vi ho parlato brevemente di questi compressori assiali. Non vorrei che ci fosse un equivoco possiate equivocare che quei sistemi di regolazione chiaramente si possono applicare tanto ai compressori centrifughi quanto ai compressori assiali, non è che valgono per il compressore centrifugo e il compressore assiale o non si può regolare o si regola in maniera diversa, diciamo le modalità sono le stesse, la differenza sta nell'andamento della curva caratteristica che abbiamo detto tipicamente più ripida nel compressore assiale e più piatta nel compressore centrifugo, con quello che ne deriva, che l'abbiamo accennato, è inutile che lo ripetiamo, quello che ne deriva appunto significa che i margini per la regolazione sono più ristretti, però chiaramente le modalità, per esempio se voglio ridurre, una cosa interessante sicuramente è ridurre la velocità di rotazione che abbiamo visto è il sistema energeticamente più conveniente, l'abbiamo detto stamattina e lo possiamo ripetere tranquillamente, è conveniente sia che il compressore sia di tipo centrifugo sia che il compressore sia di tipo assiale, evidentemente rimane sempre il sistema. Se non ho un motore che mi azioni, che mi consente questa variazione di velocità, posso sempre ricorrere a sistemi meno sofisticati ma altrettanto efficaci, quali per esempio il primo che viene in mente, lo strozzamento della mandata. D'accordo? Quindi altri 5 minuti solo per mostrarvi, diciamo,
diciamo, fare il punto della situazione. Non so se ricordate, abbiamo detto in un paio di occasioni, io ho tenuto a rimarcare che quando appunto riportiamo le caratteristiche di queste macchine, queste normalmente appunto queste curve derivano, sono curve che abbiamo studiate, no? Abbiamo visto perché hanno questa forma e derivano appunto dallo studio delle equazioni di Eulero, riportandole appunto in funzione della portata. Abbiamo detto più volte, ho detto che il lavoro scambiato non è una grandezza di grandissimo interesse, più interessante è avere il rapporto di compressione o ancora addirittura direttamente la pressione di mandata. E quindi queste sono più interessanti e sono quelle che normalmente noi andiamo a incontriamo anche andando a sfogliare i cataloghi forniti dai costruttori e che sono quelli che ci servono per poter scegliere la macchina da inserire in un certo impianto, no? Quello che abbiamo detto fino a stamattina. La cosa appunto che mi ho ripetuto più di una volta è che avere un diagramma P con due funzioni di Q è più utile, è più pratico per risolvere il problema, però avere, se ho il diagramma L e funzione di Q, questo è più generale, nel senso che non devo stare a specificare nient'altro, ho questa curva, l'unica cosa che devo specificare è N, la velocità di rotazione, e questo mi caratterizza quel compressore e non devo dire altro, non devo dire che tipo di fluido ho, quali sono le condizioni in ingresso alla macchina del fluido. Questa, la curva L in funzione di Q fissata a una velocità di rotazione mi caratterizza quella macchina, poi qualunque sia il tipo di fluido, in qualunque condizione io lo faccio entrare, io sulle ordinate mi leggerò sempre il vero valore del lavoro complessivamente scambiato tra fluido e macchina. Abbiamo detto che questa informazione è vera, quindi questo è comodo perché in generale abbiamo detto anche che questa informazione tutto sommato mi serve a poco, a me quello che più mi interessa è la pressione di mandata della mia macchina, ottenibile dalla mia macchina. E questa però appunto presuppone, per avere questa informazione, diciamo, i valori che io vado a leggere, i numeri che io leggo sulle ordinate sono veri, a patto, sono utilizzabili effettivamente a patto che io conosca che tipo di fluido stiamo trattando, e quindi K ed L, le condizioni all'aspirazione, la temperatura e la pressione all'aspirazione, altrimenti se non ho queste informazioni qua, i soli valori della pressione non saprei come utilizzarli, non so se rendo l'idea, perché al variare di queste grandezze qua io otterrei, diciamo, andando ad applicarle a fluidi diversi, questi valori che leggo qua sopra, otterrei prestazioni differenti. Fissato il fluido, se cambio le condizioni all'aspirazione, otterrei di nuovo prestazioni differenti. Quindi è vero che è più comodo, è più pratico, ma assolutamente non è generalizzabile, assolutamente non posso prescindere da questa informazione. Tutto questo lo troviamo, vabbè, qui è semplicemente riportato una cosa di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ne approfitto appunto per vedere la simmetria fra un diagramma HQ, quindi prevalenza portata, e il piano TS, cioè una volta qui abbiamo tutto il campo al variare delle portate, chiaramente sul piano termodinamico dove la grandezza che utilizziamo è una grandezza specifica per unità di massa, significa dire che noi possiamo fare una fotografia di questo piano, okay? Cioè in un punto per un ben preciso valore della portata
teniamo questo punto di funzionamento A, questa è l'ordinata, questa è l'ascissa, ok? Se andiamo fotografato a questa velocità, con questa portata e questo e quella prevalenza, quel carico politropico, la riportiamo qui e qui appunto vediamo bene, insomma, vi ricordate qualche giorno fa, forse non mi ricordo, mi pare che ho fatto anche piccola confusione con i pedici e gli apici di queste, e qui insomma vediamo impunito abbastanza bene questa situazione, ovvero come l'area A1', 2', C rappresenti tutto il lavoro trasferito dalla macchina al fluido, quindi quel lavoro, quello che sarebbe l'energia che effettivamente consumiamo, ricordiamoci questa cosa per ricordarcela, è l'energia che misura il nostro, facciamo finta che il motore sia un motore elettrico, è l'energia che ha misurato il nostro contatore dell'energia elettrica dopo un certo periodo di tempo, è rappresentato da quest'area A1', 2', C. Non è la prevalenza che leggiamo qui sulle ordinate, ovvero il carico politropico è l'area A1', 2', 1B, d'accordo? E quindi rappresentato da questo tratto AB, ok? E la differenza tra i due rappresenta qui non c'è la semiretta, no? Che di solito vediamo così, per esempio, ok? E quindi diciamo quell'area B1', 2', C rappresenterebbe il segmento AC che misura la distanza fra la curva del carico politropico e la curva del lavoro, è quella semiretta. E quindi abbiamo ribadito semplicemente queste cose, appunto, però se io ho questa, ho l'indicazione del rendimento, se io faccio il rapporto fra questo segmento AB e il valore del rendimento, ottengo tutto il lavoro somministrato al fluido appunto pari all'area A1', 2', C. Ok? Giusto per chiarire questa cosa, dopodiché vediamo quello che stavo dicendo prima sulle prestazioni. Quindi quello questo che vediamo qui, come dicevo prima, ha valore generale, questo è sempre il carico politropico che si riesce, insomma l'energia di prima specie che è il fluido in camera, è una caratteristica di questa macchina e non dipende dalle caratteristiche del fluido. Quindi quando noi somministriamo questi kilojoule a ogni chilogrammo di fluido, però teniamo presente che otterremo un certo rapporto di compressione, ovvero otterremo una certa pressione di mandata, il valore, il numero che leggiamo qua chiaramente non è più generalizzabile, dipende fortemente dai numeri che leggiamo in questa tabellina qui, nel senso che la pressione di mandata, quando io trasferisco quei kilojoule a ogni chilogrammo di fluido, io ottengo una pressione di 1,75 bar se e solo se il fluido che sto adoperando è aria, per esempio, la riconosco dal peso molecolare, ok? Se e solo se quell'aria è entrata a una pressione appena appena più bassa rispetto a quella atmosferica e ad una temperatura di 288 Kelvin, ok? Se l'aria non fosse aria, fosse un altro gas, se non entrasse a questa pressione e a questa temperatura,
io non otterrei questa pressione in uscita, ok? Questo volevo sottolineare, questo diagramma, questa tabellina vuole sottolineare. Infatti, nelle condizioni di regime noi otteniamo questa pressione di uscita, quindi questo salto di pressione, questa temperatura di uscita, e vabbè, poi non ci interessa granché, e la potenza che quella macchina che ha trasferito sempre quei kilojoule per ogni chilogrammo, data la portata che leggo qua, la potenza assorbita è 379 kW. Se poco poco io cambio uno alla volta questi parametri iniziali, per esempio il discorso che facevamo stamattina, faccio una laminazione, cioè riduco a temperatura costante, riduco la pressione di aspirazione, come potete vedere, quello che appunto volevo sottolineare, vedete la pressione di mandata, quella che io leggo su questi diagrammi, quelli che poi mi fornisce appunto il costo, vedete la pressione di mandata è evidentemente cambiata, e voi mi direte non di molto, ma come al solito vi invito non a fare la differenza 1,75 meno 1,50, ma a fare il rapporto 1,50 su 1,50 per avere l'ordine della percentuale di variazione della grandezza. Quindi questo, insomma, i numeri non sono molto differenti, però sono veri, sono reali, sono stati calcolati accuratamente con un piccolo computer, e quindi diciamo ecco perché li trovate, trovate riportati questi valori. Quindi chiaramente il salto di pressione è rimasto molto più piccolo, abbassandosi la pressione all'aspirazione se ne abbassa il valore della densità, e quindi la portata massica diminuisce, la potenza, che è il prodotto Q per ρ, quindi la portata massica per H politropico diviso eta, diminuisce, vedete, diminuisce di 50 kW, non di poco, non di poco, abbassando appunto di non tantissimo la pressione in ingresso. Altrettanto tutto lo scenario cambia se per esempio cambiamo questa volta ritorniamo a tutti i valori iniziali, ok? Però questa volta, quindi li facciamo variare uno ad uno, variamo questa volta la temperatura di aspirazione, nel senso che aspiriamo un fluido più caldo. Questo succede, nella pratica succede molto spesso, se abbiamo questo impianto che lavora, che ne so, in un ambiente aperto per esempio, è 24 ore su 24, c'è l'escursione termica, e quindi fra il giorno e la notte voi trovate materiale. Questo è un problema che è molto sentito nelle zone, in alcune zone del nostro pianeta, immaginate zone non temperate, il contrario, insomma, non so, per esempio zone continentali, zone desertiche, eccetera, perché nel deserto che ci sono, i deserti nordafricani sono pieni di queste macchine perché servono ad estrarre il gas naturale e convogliarlo ai gasdotti che poi arrivano anche in Sicilia, insomma, quindi ci riguardano da vicino. E se voi osservate le prestazioni di queste, di questi impianti, e andate a fare un'osservazione a mezzogiorno e poi la ripetete a mezzanotte o alle 5 del mattino, trovate prestazioni sensibilmente differenti, perché variando di parecchi, essendo l'escursione termica forte anche di 20-30 gradi, qui abbiamo un'escursione di 14 gradi, e abbiamo, quindi figuriamoci se l'escursione è di 20-30 gradi, voi trovate delle prestazioni di questi impianti assolutamente diversi, perché parliamo di gas e a parità di pressione 20-30 gradi di differenza sulla temperatura fanno una differenza percentuale, in termini percentuali, come vedete, non trascurabile sulla densità di questo gas, e quindi con essa tutte le prestazioni sostanzialmente. E vabbè, ormai insomma la strada è semplice, è chiaro che se invece di aria prendiamo un altro gas la cui, il cui peso molecolare è diverso, troveremo
cambiati tutti quanti, tutto quanto il quadro delle prestazioni. Ancora una volta, cambiare K significa dire che siamo ritornati all'aria, però la trasformazione non sarà più adiabatica, magari c'è un certo, è stato ipotizzato a calcolo, non è che succede realmente, diciamo, questo significa che il flusso non è adiabatico, c'è un certo assorbimento di calore. Ancora una volta, questa cosa comporta tutta una serie di variazioni nelle principali, prestazioni. Diciamo, la potenza chiaramente non cambia, perché la portata non è cambiata, il lavoro trasferito naturalmente è sempre lo stesso, però cambiano per esempio la pressione di mandata, che vedete cambia sia se cambiamo fluido, sia se lo stesso fluido, diciamo, subisce una compressione non più adiabatica ma con cessione di calore. Osservazioni, dubbi, domande, curiosità?